Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio iniziare un progetto nuovo, un alimentatore da laboratorio stabilizzato, sfruttando un comunissimo alimentatore da PC. Ragazzi, gli alimentatori da PC sono molto ma molto versatili e si prestano benissimo alla costruzione di un alimentatore da laboratorio. Perché? Perché l'uscita, che è tutta questa qui, come vedi, questo è il connettore quello grande che io ho ponticellato per provarlo, e poi ci sono tutte le altre varie uscite. Quanto dà in uscita un alimentatore da laboratorio? Da 3,3 volt, 5 volt, 12 volt e poi anche le tensioni negative, perciò più 12, meno 12, 22 ampere a 3,3 volt, 15 ampere a 5 volt, 14 ampere a 12 volt, 16 ampere il secondo 12 volt, perché ci sono due connettori separati che ti danno doppia 12 volt. E poi abbiamo meno 12 volt 0,3 ampere, abbiamo un'altra più 5 volt che ha 2,5 ampere e poi ci sono qua altri connettori che noi non utilizzeremo. Ragazzi, questo è un alimentatore da computer economicissimo. Attenzione, se vai a prendere un buon alimentatore da computer ha molta più potenza, questo è 450 watt. Prendine uno da 700, da 800 watt e hai l'ampere doppi. Per farlo funzionare cosa serve? Serve un cavo normalissimo, sciuco, e poi questo che io mese scorso ho ordinato, ti metto il link sotto, guarda che bello, è una scheda PCB con una, due, tre e quattro uscite, e abbiamo 3 volt e massa, 5 volt e massa, 12 volt e massa, meno 12 volt e massa, più una, due, tre, quattro fusibili, ragazzi. Questo cosa vuol dire? Che io basta prendere questo, connetterlo qui, spingere per bene sul connettore così da farlo incastrare incastrato. In più cosa abbiamo? Abbiamo un LED di segnalazione on off, una resistenza LED che però onestamente non mi piace come l'hanno saldata. Vorrei capire perché l'hanno messa così distante dalla scheda, che e poi on off. Con questo tu puoi accendere e spegnere tutto l'impianto e nello stesso tempo l'alimentatore. Non resta, ragazzi, che provarlo, speriamo non esplodiamo. Andiamo. E allora mettiamo su off, allaccio l'asciugo, ok. Do alimentazione all'alimentatore che non dovrebbe accendere perché è su off. Va bene, perfetto, ci siamo. Proviamo ad andare su on, vediamo cosa succede. Andiamo. Ragazzi, è partito. Yeah! 2,58. Ok. 5 volt, 4,85. 12 volt, 12,94, meno 12 volt, meno 12 volt. Perfetto, ragazzi, tutto funziona alla perfezione. Ringraziamo AliExpress per la schedina, che poi, ragazzi, c'era anche un modello che ti inglobavano dentro la porta USB. Io ho scelto questa perché non mi serviva alla fine.
non mi serviva. Poi oltre questi mi ritrovo tutti questi cavi che, se io volessi a questo punto 12 volt, vado a connettere per esempio una ventola, 5 volt vado a connettere un'altra ventola, e idem anche qui, questa è un'altra 12 volt, e qui ci sono 5 volt, 12 volt, c'è tutto. Spegniamolo. Perfetto, funziona alla grande, ragazzi, funziona alla grande. Ora resta solo da progettare un contenitorino e organizzare questo piccolo alimentatore fisso, attenzioni fisse. Ragazzi, per questo video è tutto, continuo a seguire il canale, nel prossimo video vado a progettare il contenitore e assemblare il tutto e poi da installare nel mio banco da lavoro. Iscriviti al canale Telegram per le offerte, dove vado a mettere anche i link a questo e all'alimentatore se lo vuoi anche tu replicare. Seguimi sui social, ti ricordo il corso Battery Maker, se vuoi andare a customizzare pacchi batterie al litio, o eventualmente se hai necessità di consulenza su energie, batterie, fotovoltaico, eccetera eccetera, sono a tua completa disposizione. In descrizione trovi tutte le info. Ciao.